L'avete mai utilizzato il vinile stampabile, impermeabile di Cricut? Questa volta voglio mostrarvi questo fantastico prodotto e soprattutto farvi vedere come si usa per migliorare e ottenere il massimo dell'impermeabilità. Per provare il nuovo vinile impermeabile di Cricut, per prima cosa vado a fare un progetto velocissimo, quindi vado a far clic qua sul pulsante immagini, scrivo per esempio tasti launch e vado a vedere qual è il risultato che ottengo. Come sempre ci sono tantissime immagini che potete scegliere, io vado a prendere la prima e faccio clic su aggiungi alla tela. Come vi dicevo, facciamo proprio un progetto d'esempio molto semplice, giusto per testare questo prodotto. Quindi vado per esempio a cambiare il colore del fantasmino, lo metto di colore azzurro e poi magari cambio anche i vari colori delle scritte, metto per esempio una rossa, l'altra potrei metterla di colore giallo, eccetera eccetera. Lasciamola per esempio così, vado a selezionare tutto e faccio clic su unisci livelli. A questo punto metto la dimensione che mi occorre, visto che andrò a personalizzare un piccolo contenitore per il pranzo, posso lasciarlo così, oppure se preferite possiamo anche andare a mettere un piccolo bordino, un piccolo offset intorno. Andiamo a far clic qua sul pulsante crea e ovviamente mi dà subito l'anteprima di stampa, quindi io vado a mettere formato A4 e soprattutto vado a selezionare adesso il materiale. Andiamo a far clic qua sul pulsante continua e a questo punto la prima cosa che dobbiamo andare a fare è fare clic qua su invia alla stampante. Come sempre dovrete andare a selezionare una stampante collegata al PC, una delle stampanti che avete collegata al PC, e vi ricordo che la smarginatura è assolutamente essenziale nel 90% dei casi, quindi mettetela sempre per fare un taglio più preciso. Attivate la funzione utilizza finestre di dialogo di sistema per andare a mettere le impostazioni della vostra stampante in base al tipo di foglio che adesso andremo a inserire. Una volta stampato dovete poi passare al taglio, quindi selezioniamo la macchina per andarci a collegare. In questo caso io seleziono una Maker 3, ma potete selezionare anche altre macchine come l'Explore o la Joy Extra. Poi andiamo a fare clic qua su sfoglia tutti i materiali, scriviamo printable. E qua sotto, come potete notare, ci sono le opzioni che vi serviranno per utilizzare questo tipo di carta, quindi printable, waterproof, sticker, set. C'è la versione trasparente, trasparente olografica, bianca o bianca olografica. Quindi a seconda di quale scegliete, di quale avete a disposizione, andrete a selezionare uno di questi materiali. Andiamo a vedere adesso il taglio con la macchina e soprattutto andiamo a vedere come funziona questo nuovo materiale. Eccolo qua, questo è il foglio che ho stampato. Sicuramente devo cambiare le cartucce alla stampante, visto che il fantasma è diventato improvvisamente rosa anziché azzurro, ma prescindere da quello, vi ricordo che i vinili stampabili di Cricut normalmente hanno un'ottima resistenza comunque all'acqua e avete visto sicuramente il tutorial dedicato dove li vado proprio a immergere nell'acqua e assolutamente il colore non va via. Stessa cosa dicasi per l'adesivo dietro, che comunque permanente, nel senso che ha un'ottima resistenza anche in lavastoviglie. Questi fogli sono leggermente diversi e come vi dicevo sono stati creati appositamente per essere impermeabili ma anche avere una protezione dai raggi UV. Perché questo? Perché andremo a fare una laminazione a freddo che adesso vi mostro. La parte davanti stampabile è abbastanza facile da riconoscere perché quella dietro è tutta con le griglie e soprattutto c'è scritto Cricut, quindi sicuramente non vi verrà in mente di stampare nella parte dietro. Ora vi faccio vedere la confezione. Queste sono tre varianti sulle quattro disponibili.
questa qua è quella bianca, mentre quest'altra è quella trasparente, e invece quest'ultima è quella che andremo a utilizzare, che è bianca e olografica, ma c'è anche trasparente e olografica. Come potete notare, anche dalla copertina si vede subito che c'è un esempio di applicazione, che appunto potrebbero essere per esempio le borracce, ma va benissimo anche per fare applicazioni che poi vanno all'esterno, anche comprese quelle sulle automobili. Andiamo adesso a vedere che cosa c'è all'interno della confezione. Allora, prima di tutto ci sono i fogli, che come questi, che sono quelli appunto stampabili, e sono identici a quello che abbiamo appena visto, quindi il retro e con la griglia, e davanti è bianco perché deve essere appunto stampato. Ma la cosa più importante che voglio farvi vedere sono i fogli di laminazione. Li prendo un attimo. Allora, il foglio di laminazione praticamente è così, quindi è fatto in questo modo. In questo caso è olografico, non sono sicura che vediate il fatto che è olografico con queste luci, però sappiate che lo è. E riconoscete la parte davanti con quella dietro, perché quella dietro ha questo adesivo. Chiaramente con quello olografico è abbastanza facile capire qual è la parte davanti e quella dietro, ma diciamo che quando utilizzate quelli tradizionali e non olografici diventa un pochino più complicato, ed è per questo che Cricut ha deciso di mettere questo adesivo con QR code. Tra l'altro, scansionandolo vedrete tutte le istruzioni, quindi vi collegherete a una pagina Cricut con le istruzioni. Andiamo a vedere adesso a livello pratico come fare la laminazione di questo foglio e poi passiamo al taglio. Allora, riprendiamo il nostro foglio stampato e il foglio di laminazione. Soprattutto munitevi del raschietto di Cricut. La prima cosa che voglio mostrarvi, che secondo me hanno fatto una cosa fantastica che non hanno tutti i fogli di laminazione, tra cui quelli che trovate su Amazon, è che c'è questa righetta. Spero che riusciate a vederla. Qua dietro vedete che se io faccio così c'è una righetta. Questo ci consente di togliere molto, ma molto più facilmente il supporto nel retro che si trova nel foglio di laminazione. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a togliere questa prima cosa, questa striscia, che lo vedete è abbastanza semplice perché è proprio in prossimità dell'adesivo col QR code di Cricut. Vedete che appunto è olografico. A questo punto andiamo a posizionarlo con attenzione, perché la prima parte dovete fare un pochino più di attenzione. Andiamo a posizionarlo bene sopra il foglio stampato, così. Dopodiché andate a prenderlo qui nel retro e quindi sollevate il supporto qui nel retro e andiamo lentamente a posizionarlo così. Vedete che se io trascino adesso il foglio nel retro che ho preso, piano piano mi viene tutto il foglio laminato. Potete appunto, come vi dicevo, aiutarvi con un raschietto per evitare che si formino bolle, quindi seguitelo utilizzando piano piano il raschietto, e facciamo la stessa cosa, quindi trasciniamo lentamente il foglio così per fare una laminazione corretta. Allora, in questo caso specifico, che io non vado a utilizzare tutto il foglio, posso comunque stampare in un secondo momento anche la parte di sotto, e quindi vado a tagliare qua in modo che non faccio la laminazione totale del foglio, se no perdo sia la parte stampata che la parte di laminazione. Quindi con un semplice paio di forbici andiamo a tagliare qui. Quindi ho recuperato la parte stampabile e l'altra parte del foglio di laminazione per eventuali utilizzi futuri, e adesso andrò a mettere questo sul tappetino di Cricut per andare a eseguire il taglio. La mia maker è pronta. Come potete notare, c'è il pulsante di caricamento tappetini che lampeggia, quindi vado a caricare il tappetino. E a questo punto, la prima cosa che fa la macchina, come ben sapete, è la misurazione del materiale, quindi verifica che il materiale e il tappetino siano della dimensione corretta, e ora vado a premere il pulsante di avvio della macchina per avviare il taglio. In
inizialmente, come ben sapete, la prima cosa che fa è la scansione in prossimità dei crocini di registro. Questo permetterà di rivelare il punto esatto in cui si trova l'immagine e poi andrà a tagliarla a filo. Ecco qua, è stato tagliato dalla maker. Notare che ha tagliato con una pellicola trasparente sopra, appunto, che è il foglio di laminazione, ma soprattutto è riuscito a tagliare correttamente nonostante io abbia la macchina in questo momento praticamente sotto tantissime luci. Ci sono, lo vedete penso già voi, sono un sacco di luci che sparano. Questa prova nonostante tutto è riuscita. Allora, perché ho voluto fare una grafica di questo tipo? Chiaramente sarebbe stato molto più semplice andare a mettere un rettangolo o un offset intorno, così è molto abbastanza difficile comunque da posizionare, perché chiaramente qua molte parti sono staccate. Quindi voglio farvi vedere anche come procedere eventualmente in questo caso. In linea di massima sono fogli per stickers, quindi non bisogna creare grafiche di questo genere, ma come sempre vi faccio vedere le cose più difficoltose, in modo che una volta che avete imparato questo potete poi tranquillamente fare di tutto. La prima cosa che dovete andare a fare comunque qua sul famoso angolino, vedete che qua c'è il supporto dietro proprio dell'adesivo, e andiamo, allora in questo caso specifico dovrete magari premere un pochino perché sono parti piccoline, appunto, è quasi un po' come quando dovete andare a spellicolare. Quindi andiamo a diciamo sollevare tutto in questo modo e poi vi faccio vedere come procedere. Ed eccolo il risultato che abbiamo ottenuto. Vi faccio vedere che questa ragnatelina è veramente super sottile, e comunque la maker è riuscita a tagliarla perfettamente nonostante tutto. Quindi se avessimo fatto, appunto, avessimo messo uno sfondo, potevamo prenderlo e posizionarlo normalmente, ma siccome non l'abbiamo fatto, come bisogna procedere in questi casi? Allora io vi consiglio di utilizzare una carta di applicazione. In realtà in questi casi servirebbe una carta di applicazione in carta, non quelle classiche, però andiamo a vedere se utilizziamo una carta di applicazione di quelle classiche trasparenti, che cosa, cioè qual è il risultato che otteniamo. Vado quindi a posizionare la mia carta di applicazione, questa è quella classica di Cricut, e andiamo a posizionarla bene utilizzando un raschietto. Ora prendo questo che è un contenitore porta pranzo e vado a vedere se con la carta di applicazione è tutto ok, si è attaccato correttamente. Per ora sembra di sì. Andiamo a vedere anche piano piano tutto il resto, se è a posto. Ok, sembra di sì. A questo punto andiamo a posizionare la nostra grafica nel contenitore. Ora, come sempre, sia con le mani che con il raschietto, andiamo a posizionarla bene e soprattutto andiamo a vedere, ecco, per esempio qua non è attaccato. Quindi andiamo a vedere adesso il risultato finale. Solleviamo piano piano. Controllate sempre che sia tutto ok prima di togliere la carta di applicazione. Ed ecco qua, vi ricordo che la carta di applicazione potete utilizzarla anche in altri momenti, quindi prendete il supporto della carta, quello che avete usato in precedenza, oppure un qualsiasi altro supporto, e andate a posizionarlo sopra. Ed eccolo qui il risultato che abbiamo ottenuto. Spero riusciate a vedere soprattutto l'effetto olografico, anche se sono sicura che con le luci non si vedrà tantissimo, però non so se notate tutti questi puntini di diverso colore. Questi non sono della stampa, ma appunto sono della pellicola per la laminazione che è olografica. Come vi dicevo, devo cambiare le cartucce alla stampante, quindi sicuro questo fantasmino rosa non è molto visibile in questo contenitore, così anche come la scritta qua sopra è un giallo un po' più tenue di quello che avrebbe dovuto essere. Comunque spero che vi sia stato utile questo tutorial. Potete tranquillamente lasciarlo o comunque lavarlo con l'acqua e
come vi dicevo, resiste anche eventualmente ai raggi UV. La resistenza ai raggi UV chiaramente è comunque variabile, nel senso che dipende anche qual è l'inchiostro che avete utilizzato, ma sicuramente la pellicola protegge dai raggi UV. Se poi l'inchiostro con il tempo a prescindere sbiadisce, quello non dipende ovviamente dal foglio di laminazione, ma dal vostro dalla vostra stampante e dagli inchiostri che avete utilizzato. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube My Cricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsicricut e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi se volete avviare un'attività che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania del Principe.